Allora, in questo breve incontro parleremo del Presidente della Repubblica. Eh, lo scopo di questa esposizione è quello di tratteggiare qual è il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia. E, eh, per riuscire a comprendere il ruolo del Presidente della Repubblica occorre partire dalla Costituzione. E in modo particolare occorre cercare di comprendere qual era l'obiettivo che i Costituenti si posero quando scrissero la parte della Costituzione relativa al Presidente della Repubblica. Poi tratteremo dell'applicazione, dell'interpretazione che è stata data a queste norme della Costituzione per poi passare ad analizzare alcuni aspetti più attuali, quindi il capo dello Stato oggi. I costituenti avevano in mente un'idea di Presidente della Repubblica che era molto diffusa nella metà del secolo scorso, vale a dire il Presidente della Repubblica di un ordinamento con una forma di governo parlamentare, quindi dove l'indirizzo politico della collettività viene deciso dal governo che ha una fiducia e il sostegno del Parlamento. In questo sistema il capo dello Stato non ha un potere di indirizzo, non ha funzioni politiche vere e proprie, nel senso di funzioni che incidono sulle scelte politiche della collettività, ma ha dei compiti essenzialmente di equilibrio, di moderazione. Avevano in mente un po' il monarca eh, dell'Inghilterra, il re non governa ma regna soltanto. E allora, quando si scrisse la Costituzione... Venne detto che il capo dello Stato doveva avere delle funzioni non meramente onorifiche, quindi non doveva soltanto tagliare nastri, ma doveva viceversa svolgere un compito di equilibrio, di freno, di contrappeso, di moderazione. E infatti, se leggiamo la Costituzione, si dice che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale. Quindi questo che cosa significa? Che lui non deve rappresentare interessi di parte ma al contrario deve cercare di esercitare i poteri che gli sono attribuiti nel senso coerente con gli interessi permanenti della collettività, con gli interessi unitari, con gli interessi nazionali. Questo non significa che il ruolo del Capo dello Stato non sia un ruolo politico, anzi, diciamo che è la figura politica per eccellenza. Ma significa viceversa che l'esercizio dei poteri del Capo dello Stato non deve volgere a favorire una parte contro l'altra, ma a cercare di porre a sintesi tutte le posizioni esistenti nel Paese. È un ruolo difficile, è un ruolo complicato, quindi, è un ruolo che poi si è venuto concretizzando nell'esperienza della realtà e quindi nelle diverse esperienze dei presidenti della Repubblica che si sono succeduti dal 1948 ad oggi. Abbiamo avuto quindi presidenti che hanno interpretato in modo differente questo, uh, questo ruolo e questo dipende dal fatto che è una carica monocratica, cioè una carica attribuita a una persona e quindi l'esercizio dei poteri dipende da com'è la persona. Abbiamo avuto presidenti che hanno esercitato il ruolo del capo dello Stato in un modo discreto e in audi, per esempio, nei suoi scritti, lo scrittoio del presidente ha reso noto il dialogo molto riservato e discreto che lui aveva nei rapporti col governo e anche nei confronti del Parlamento. Quindi lui cercava di intervenire, ma senza farlo apparire troppo all'esterno. Abbiamo avuto presidenti Gronchi, per esempio, invece molto più incisivi. Presidenti che cercavano, come Gronchi per esempio, di incidere sulla politica estera, che è una tipica competenza del governo, oppure di incidere fortemente sulla composizione del governo, sulla composizione della stessa maggioranza parlamentare, sulla scelta del Presidente del Consiglio. Ma possiamo dire che i Presidenti della Repubblica, per tutto il periodo nel quale il nostro è stato un ordinamento fondato sulla legge elettorale proporzionale e dove quindi i partiti hanno avuto un ruolo centrale, il Presidente della Repubblica non ha assunto un ruolo fondamentale, e un, ma quasi sempre sono intervenuti, come dire, di rimessa. Quando invece l'ordinamento è venuto cambiando nelle modalità elettorali del Parlamento e si è creato un sistema tendenzialmente maggioritario e ciò in collegamento a una crisi dei partiti che avevano stretto il patto costituente, il ruolo del capo dello Stato è venuto a cambiare. A cambiare come? Si è accentuato fortemente proprio perché la crisi del sistema partitico Accompagnata alla difficoltà della implementazione del maggioritario e quindi alla creazione di un bipolarismo molto conflittuale, esasperato, e dove quindi sono stati molto forti i contrasti tra le forze politiche dell'opposizione e quella della maggioranza, è stato, possiamo dire, quasi inevitabile che la posizione del capo dello Stato sia diventata più importante. Ma si è diventata più importante come? E dobbiamo dire che i Costituenti non avevano inserito il Capo dello Stato tra i poteri di indirizzo della collettività. Perché è stato posto un limite essenziale. Nessun atto del Capo dello Stato, dice la Costituzione, è valido se non è controfirmato dal ministro proponente. Quindi si diceva: il Capo dello Stato non può far nulla se non c'è un ministro che propone al Capo dello Stato quell'atto e se non c'è un ministro che controfirma quell'atto assumendosene la responsabilità. Quindi, un altro limite importante, il capo dello Stato è vero che è il responsabile per tutti gli atti che compie, perché questi sono posti in capo alla responsabilità del governo, ma è responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Quindi il capo dello Stato deve stare attento ad agire nei limiti della Costituzione, non può quindi sovvertire la Costituzione. Questi limiti molto stringenti sono stati però nei fatti, possiamo dire, un po' superati, si sono sfumati, quando i capi dello Stato, da Cossiga in poi, in modo particolare, hanno iniziato ad esercitare in modo molto intenso la cosiddetta attività di esternazione. Che cosa intendiamo per attività di esternazione? Intendiamo tutta quell'attività con i quali i capi dello Stato hanno iniziato a collegarsi direttamente col mondo politico, istituzionale, con l'opinione pubblica tutta, mediante comunicati, discorsi, interviste, dichiarazioni e tutto ciò senza il filtro di atti scritti, firmati dal governo, controfirmati dal governo. Anzi, cosa gli è accaduto? Queste attività di esternazione si è venuta non soltanto ad affiancare all'attività formale del capo dello Stato, ma anche a sovrapporre. E quindi, per esempio, il capo dello Stato, Dagosiga, Scalfaro, Ciampi e Napolitano, hanno accompagnato l'attività formale, per esempio promulgazione di una legge o il rinvio della legge al Parlamento, con atti di esternazione, cioè hanno incominciato a spiegare perché compivano quei particolari atti. E tutte queste attività di spiegazione, di motivazione, certo hanno reso più trasparente l'attività del capo dello Stato, ma contemporaneamente lo hanno svincolato politicamente dal Governo e dal Parlamento e quindi hanno accentuato, possiamo dire, il ruolo del capo dello Stato. E allora questa evoluzione della funzione del capo dello Stato è un'evoluzione che può essere considerata incostituzionale, anticostituzionale. Qualcuno ha detto che nell'ultima attuazione del ruolo del capo dello Stato soprattutto di Napolitano si sia sviluppata una sorta di presidenzialismo di fatto e quindi un mutamento della forma di governo allora eh, questo potrebbe essere vero se davvero il capo dello Stato avesse esercitato poteri effettivi di indirizzo politico e va riconosciuto che salvo alcuni casi sui quali effettivamente si può discutere in realtà nella stragrande maggioranza dei casi i capi dello Stato si sono limitati all'esercizio dei poteri loro conferiti in Costituzione e li hanno saputi esercitare in un modo più incidente nei confronti del governo e del Parlamento proprio a causa della debolezza di questi ultimi. Quindi non possiamo dire che siamo giunti a un presidenzialismo di fatto, questo non è vero, la Costituzione è rimasta ferma, i poteri del Presidente della Repubblica sono rimasti fermi, se fosse accaduto ciò gli altri poteri dello Stato potevano contrastare queste attività presuntivamente incostituzionale ricorrendo alla Corte Costituzionale, ma nessuno l'ha fatto e possiamo dire che anche le forze politiche che talora hanno criticato le attività del capo dello Stato non sono andate al di là di qualche critica sommaria, non hanno mai effettivamente dato forza a queste critiche utilizzando gli strumenti previsti in Costituzione. Quindi diciamo la Repubblica si è andata, diciamo, eh, nel svolgimento concreto a sostenere sempre di più sul capo dello Stato e quindi il ruolo del capo dello Stato è diventato un ruolo sempre più difficile, sempre più complesso. E allora dobbiamo allora qui però parlare di qual è stata la figura del capo dello Stato rispetto ai partiti. I partiti hanno sempre scelto di non collocare al vertice dello Stato personalità politiche carismatiche, né sono stati mai eletti a capo dello Stato leader di partiti, di coalizioni, di schieramenti. Personalità importanti, personalità alcune volte scelte fuori dal mondo politico, Ciampi per esempio, ma mai leader. Allora potremmo dire che se invece nella realtà ciò accadesse, cioè se i partiti decidessero, si affidassero a un leader come capo dello Stato, allora forse nei fatti l'ordinamento verrebbe a cambiare. Cioè il capo dello Stato davvero potrebbe unire questo ruolo rafforzato al ruolo di leader dello schieramento presente in maggioranza nel Parlamento. Allora forse lì a quel punto potremmo trovarci di fronte a un presidenzialismo di fatto. Dobbiamo poi aggiungere qualche ultima parola in relazione ad alcuni svolgimenti più recenti. La Corte Costituzionale in una sentenza importante eh, di eh, quest'anno ha sostenuto che il capo dello Stato ha un ruolo di equilibrio, di garanzia. Di moderazione dell'ordinamento, e questo ruolo gli consente di avere una sfera complessiva di riservatezza che non può essere invasa dagli altri poteri dello Stato e neanche dalla magistratura. È stata una sentenza importante che è discussa in eh, dottrina, ma che poi finisce per accentuare questo ruolo, possiamo dire, di indipendenza del capo dello Stato nei confronti degli altri poteri. Ora, eh, per dire qualche parola conclusiva, eh, possiamo dire che i Costituenti hanno avuto ragione nel delineare una figura del Capo dello Stato in qualche modo evanescente. Paladin, che ha scritto la voce sull'Enciclopedia del diritto, sostenne che il Capo dello Stato in Costituzione appare più per ciò che non è detto rispetto a ciò che è detto. Allora possiamo dire che i Costituenti anche qui hanno avuto ragione, cioè vale a dire hanno tracciato una figura con pochi elementi di indicazione prescrittiva e hanno lasciato alla prassi, quindi alla concretizzazione delle disposizioni, il modello del capo dello Stato. Non esiste quindi un modello predefinito di capo dello Stato se non in quei limiti precisi che abbiamo detto all'inizio.